bentornati sono Sex and Rosa, io sono Morena, voce fuori campo. È la mia. No, Morena. Mera assenza di Morena. Poi c'è la notizia sveltine della settimana, iniziamo subito con questa. Dopo soli 52 anni, IBM si è scusata per aver licenziato una donna transgender. Lynn Conway aveva iniziato a lavorare per IBM nel 1964. Avanti Commodore o dopo Commodore? 64. Passo. Non era ancora Lynn allora. Era un ingegnere informatico assolutamente promettente che ha portato delle innovazioni rilevanti poi per quella che è stata la rivoluzione del settore informatico che ha portato ad avere i mezzi che abbiamo oggi. Per grosso modo tutta la vita si era portato dietro un disturbo dell'identità, non era in pace con la propria identità di genere, tuttavia viveva ancora nei panni di quello che era il suo sesso biologico. Era un ingegnere sposato con due figlie, aveva già provato a iniziare un percorso di transizione durante gli studi al MIT senza riuscirci, la medicina non era ancora avanzata in quel momento. Nel 1967 poi è venuto a conoscenza degli studi di Harry Benjamin, che è stato pioniere nel trattamento dei disturbi dell'identità di genere, e ha deciso di iniziare la sua transizione da uomo a donna. Transizione che le ha costato il licenziamento da IBM, quindi quando il CEO ha ricevuto la notizia ha licenziato Lynn Conway. Non era compatibile quindi. Non era compatibile, che tristezza. Ma le ha anche costato la custodia delle due figlie. Dopo quel periodo poi lei si è risollevata, ha avuto una carriera brillantissima, ma per i 30 anni successivi ha nascosto la sua transessualità per paura di quelle che potessero essere le conseguenze. Ovviamente lo sapevano i familiari, gli amici e chi doveva saperlo, le risorse umane, cioè tolte le persone che dovevano sapere della sua identità di genere, altre persone non sapevano assolutamente della sua transizione. Nel tempo però diverse persone si sono interessate al suo contributo all'innovazione, partito da quando lavorava in IBM. E quindi a un certo punto lei ha deciso di raccontare la sua storia online, è diventata anche una voce preziosissima per l'attivismo per i diritti delle persone transessuali e transgender. Il suo lavoro prezioso è stato riconosciuto, ha ricevuto dei premi, insomma, dopo tutta questa roba e dopo 52 anni dal licenziamento abbiamo organizzato un evento online chiamando a raccolta i dipendenti che pensavano che durante l'intervento avrebbero parlato della storia di Lynn Conway, ma nel senso del suo contributo all'innovazione. In realtà questo intervento è iniziato con le scuse ufficiali di IBM finalmente a Lynn Conway, che ovviamente si è emozionato. Insomma, la storia è molto a lieto fine. La cosa su cui riflettere è che oggi ovviamente sarebbe illegale licenziare una persona perché transgender. Ma oggi significa da pochissimi mesi, perché negli Stati Uniti è solo dal 15 giugno di quest'anno che questa roba è illegale. È la data in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di proteggere le persone LGBT dalla discriminazione sul lavoro e ha dichiarato illegale appunto licenziare le persone sulla base del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere. Per cui in realtà è solo da qualche mese che questa roba qua non potrebbe più succedere, in teoria. Speriamo anche il fatto. Questo Natale sarà probabilmente meno rosso o più arcobaleno. Ci sono una serie di spot natalizi che stanno facendo posto alla rappresentazione della comunità LGBT+, e alla diversità in generale, in realtà, includendo le minoranze nella loro narrazione. Parliamo di aziende enormi che finalmente si decidono a inserire persone non bianche, persone non eterosessuali, come ad esempio Indeed, che è il motore di ricerca di annunci lavorativi, o Zalando, oppure aziende che mostrano famiglie omogenitoriali, come nel caso di Pantene, o coppie omosessuali come nel caso dei Cracker Ritz. Insomma, diversi brand giganteschi che finalmente stanno ampliando la narrazione. È importante perché di questo passo, continuando così, tutte le persone di ogni identità, di ogni corpo, finalmente si sentiranno rappresentate, viste, valide e potranno, e qualsiasi persona potrà sentirsi libera di abbracciare il proprio essere senza pensare di star deviando da una norma, da una convenzione. È un caso che non ci sia neanche un marchio italiano, Barilla ad esempio, visto che parla sempre di famiglie.
No, Mulino mi sa che bianco, non ad è un esempio. caso, mi sa che Ah, non non è un caso, caso. quindi Mulino bianco, italiano. tra me, persona nera, te, nella sua narrazione. No, invece magari uscirà qualcosa, però non Colussi. so. Galusera. Ma vedi, vedi, vedi. Quanti ce ne potrebbero essere invece? E qua abbiamo anche una sveltina dimenticata, nel senso che non è proprio di questa settimana, sarebbe della settimana scorsa, sempre riferita al Natale, perché mi ero persa che quest'anno avremo il primo film natalizio LGBT+. È uscito, credo, il 26 novembre, si intitola Happiest Season e ha come protagoniste una coppia di lesbiche che si trovano ad affrontare varie discriminazioni, soprattutto da parte della famiglia di una delle due, famiglia con genitori molto conservatori e che non hanno neanche la più pallida idea dell'orientamento sessuale della figlia. Peccato che tipo, la ragazza voglia sposarla e quindi dirlo ai genitori. Insomma, si trovano a avere a che fare con questo grosso problema di discriminazione e anche di coming out all'interno della famiglia. Diciamo che è la classica commedia romantica natalizia, però finalmente narrata attraverso una nuova prospettiva, con stessa abbondanza di amore, di romanticismo, di dramma familiare, però una narrazione diversa. Detta così sembra quasi voler etichettare ogni cosa, no? Il film LGBT, il film arcobaleno. Sì e no, nel senso che è importante, di nuovo, variare molto le narrazioni dell'amore e le narrazioni delle relazioni. E oggi, in particolare, la nostra società ha bisogno di questo. Ovviamente in un futuro ideale ci sarà rappresentata una diversità tale che non ci sarà necessità di etichettare niente, perché non ci sarà una narrazione normale o convenzionale o ordinaria e una invece che non lo è. Per adesso è ancora importante dirlo, quindi avremo il nostro film di Natale arcobaleno. Bufera nel mondo dei sex toys che sta diventando tipo beautiful. Succedono cose che il mondo all'esterno dell'industria dei sex toys non conosce minimamente. Allora, cosa succede? Wildflower, stiamo parlando di uno shop online di sex toys, uno shop basato a New York che vuole promuovere l'inclusività, la diversità, l'educazione sessuale. L'anno scorso ha progettato un sex toy innovativo, soprattutto dal punto di vista culturale, senza genere, nel senso che si propone di simulare sia il pene che l'avulo, quindi può essere utilizzato da tutti i corpi. Infatti il sex toy si chiama Envy. Envy è un altro modo di dire non binary, per cui tutte quelle l'identità non binary è quella di tutte le persone in cui non si identificano nel genere femminile o nel genere maschile, o comunque non si sentono rappresentate dal binarismo di genere uomo-donna. Di binarismo di genere, tutte queste cose qua, ne abbiamo parlato in questo video. Cliccate. Quindi, Wildflower ha fatto una sorta di terrorismo legale nei confronti di un piccolo shop, sempre shop di sex toy, che si chiama proprio Envy, ed è uno shop gestito da tre persone nere e non binary. Ovviamente si chiama Envy perché sono Envy, le persone che lo gestiscono. Perché vuole rivendicare la proprietà del marchio Envy. Ovviamente questa roba ha fatto infuriare non solo il povero shop Piccino Picciò, che tra l'altro si è pure visto buttarsi giù l'account di Instagram e tentativi di buttare giù il sito, e si è visto recapitare anche una lettera non proprio tranquilla dall'avvocato di Wildflower che diceva: smettila assolutamente di usare il nome Envy, toglilo dal sito, toglilo dai social, toglilo da qualsiasi promozione, eccetera. Che simpatici. Sono Simpaticissimi, simpaticissimi, anche sì. nel nostro libro. Non sono nel nostro libro perché non ci sono mai risposto. Bene, non è un Siete caso allora, se sono nel simpaticoni. nostro No, libro. infatti. E il punto chiave è proprio che la comunità non binary, anche se sentita un attimo toccata da questa cosa, stai dicendo non si può reclamare, non si può trasformare un nome che rappresenta una comunità in un marchio. Nessuno può dire: quel nome è di mia proprietà e tu non puoi usarlo, quindi questo è un po' il problema. Diciamo che Wildflower non è proprio questa entità super innocente, perché c'erano stati dei problemi in passato, delle influencer, educatrici sessuali nere che avevano collaborato col marchio, avevano portato alla luce alcune pratiche commerciali non proprio pulitissime di Wildflower, che stava cercando di fare
di fare concorrenza a un competitor in un modo di nuovo non pulito. Quindi diciamo che non ne esce benissimo da tutta questa storia. Ecco, comunque vi faremo sapere come andrà a finire. Nel frattempo il negozio Envy sta ovviamente raccogliendo soldi per affrontare poi eventualmente una causa legale, ma in realtà si deve ancora capire se questo cavolo di marchio Envy di fatto Wildflower l'abbia registrato pure, no, nel senso che ha chiesto la registrazione, ma non credo che sia stata ancora concessa, perché appunto il problema è che non si dovrebbe poter trasformare in marchio il nome di una comunità. Andiamo in Polonia. Polonia non manca mai ultimamente le nostre sveltine. La modella e attivista Ania Rubik, credo che si dica così, posa nuda sulla cover di Vogue in Polonia per difendere il diritto all'aborto. Quindi la modella appare con le mani legate, il corpo avvolto in un drappo rosso e un fulmine disegnato sul viso. Il fulmine rosso è il simbolo della rivendicazione polacca del diritto di aborto che stanno usando le donne che stanno scendendo in piazza per protestare. È una posizione importante, ovviamente, in un governo che sta calpestando letteralmente i diritti umani, i diritti della comunità LGBT. E infatti, oltre a aver preso posizione Vogue, ha preso posizione anche il Carrefour. Carrefour ha deciso di rimuovere i suoi annunci pubblicitari dal sito della TV statale della Polonia perché questi comparivano vicino a dei messaggi discriminatori e contro i diritti LGBT+. Cosa è successo? Che un account di Twitter ha segnalato questa cosa a Carrefour e Carrefour ne ha preso coscienza e ha detto ok, interrompiamo le nostre pubblicità su questo sito perché questi messaggi discriminatori non riflettono i valori del gruppo. Meno male, c'è speranza. In un modo iperconnesso, che può veramente diventare un megafono di idee, di notizie, è assolutamente importante che chi ha la possibilità di far sentire la propria voce, quindi grandi gruppi, grandi aziende, personaggi influenti, che lo faccia e lo utilizzi anche per sostenere i diritti umani, per diffondere le idee di uguaglianza, laddove i governi invece adottano strategie di repressione e discriminazione. Dalla Polonia alla Scozia. La Scozia sarà il primo paese al mondo a fornire assorbenti gratis. Il Parlamento scozzese ha approvato il Period Product, che è il primo provvedimento di legge in tutto il mondo che prevede l'accesso gratuito agli assorbenti per chiunque ne abbia bisogno. L'obiettivo ovviamente è quello di contrastare la period poverty, quindi l'impossibilità o la difficoltà economica di molte donne ad acquistare prodotti per l'igiene intima femminile. L'obiettivo è anche quello di un po' rompere lo stigma delle mestruazioni. Non stiamo parlando di un governo che se ne è alzato al mattino e ha detto cosa facciamo oggi? Anzi, il governo scozzese in realtà garantiva già gli assorbenti gratis nelle scuole e nell'università. Dopo questo provvedimento di legge dovranno essere disponibili anche nelle società sportive, negli enti locali oppure attraverso le associazioni di beneficenza. In Italia siamo ancora piantati al 22% di tassa. Vabbè. Qualcosa di positivo però sembra succedere anche in Italia, dove verrà modificato il testo unico dell'Ordine dei giornalisti in modo che finalmente i giornalisti riescano a raccontare correttamente la violenza di genere. Non so se ce la faremo, però. Cosa è successo? Praticamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha approvato all'unanimità delle modifiche che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2021, cioè il tempo che tutti abbiamo gli strumenti per capire come si fa ad essere delle persone educate e rispettose. Queste modifiche specificheranno proprio come si dovranno porre i giornalisti in tutti i casi di femminicidio, di violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale. Secondo me un mese non è sufficiente, però, in modo da evitare ovviamente gli stereotipi, espressioni e immagini lesive della dignità della persona. Dovranno usare un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole e attenersi all'essenzialità della notizia, cosa che visto soprattutto in quest'ultimo periodo, oggi non succede. Non è che fino a prima di queste modifiche fossero liberi di sparare a zero sulle persone e diffamare chiunque, non è così. Però, appunto, siamo pieni di esempi di narrazioni problematiche
costruite intenzionalmente per banalizzare o per spettacolarizzare la violenza, per minimizzare la responsabilità degli aggressori e per colpevolizzare le vittime, giudicandone la condotta morale, sessuale, eccetera. Per cui è una roba di cui abbiamo estremamente bisogno. Ma a proposito di narrazioni problematiche, due paroline che non avremmo neanche voluto dire, insomma, sulla puntata di Detto Fatto, che è andata in onda il 24 novembre, un giorno prima del 25 novembre, che sappiamo tutti essere la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Puntata di Detto Fatto, dove è comparsa una pole dancer che ha messo in scena un tutorial per spiegare alle donne come essere sexy anche al supermercato mentre fanno la spesa. Fortunatamente sui social si è scatenata un'indignazione di massa per questo tutorial becero. Il programma poi è stato sospeso, la puntata è stata cancellata da RaiPlay. La conduttrice, questo fa veramente ridere in modo amaro, che è Bianca Guaccero, si è scusata, ma occhio alle scuse. Ha detto che il tutorial in realtà era pensato per aderire a dei toni comici e surreale, ma che sono venuti male questa volta, quindi non è riuscito. Ma che scusa era? Ovviamente il problema è un altro, perché è stata l'ennesima narrazione sessista, monolitica e stereotipata della donna come essere al servizio del desiderio maschile o comunque dipendente dalla validazione maschile. Dopo l'indignazione si sono scatenati ovviamente i meme. Insomma, pioggia di meme ovunque, di foto e video che prendono in giro questo siparietto, proponendo altri siparietti in realtà. La nostra domanda è: non sono altrettanto problematici? Nel senso, tutto questo ridicolizzare non fa altro che trasformare tutta la vicenda in un episodio goliardico e chiuderlo così a tarallucci vino e risate. In realtà, secondo noi, non dovremmo abituarci a riderci su, perché quello lo sappiamo fare già benissimo, ma dovremmo imparare invece a prendere le distanze, punto, senza poi sfociare nel buttiamo tutto in caciara. Prendere le distanze, condannare, denunciare, parlare di quanto ci sia necessità di una narrazione diversa, parlare di quanto sia problematica questa narrazione e rendere le persone responsabili di questo tipo di narrazione e non farci una risata tutti insieme sui social. Poi una riflessione invece su un articolo che riguarda i sex toys che è uscito sul Post. Il Post ci ha interpellato per due articoli, uno sui sex toy clitoridei e un altro sui sex toy maschili o comunque per le persone dotate di pene, ano e prostata. È stato molto interessante notare la ricezione di questi due articoli, soprattutto su Facebook, dove il post a proposito dei sex toy clitoridei ha raccolto oltre 500 commenti, oltre 1500 interazioni ed è stato condiviso 145 volte. Il post sull'articolo a proposito dei sex toy maschili, ha ricevuto tipo un commento e pochissime interazioni e qualche condivisa, Ma una perché era manciata. interessante? Questa la dice lunga sul. Ah, ovviamente i commenti sotto l'articolo riferito ai sex toy clitoridei erano di maschi o perbenisti indignati da questo giornalismo che parla di robe che non devono interessare a nessuno, indignati rispetto al fatto che le donne utilizzino i sex toy. Insomma, alla fine è diventata una guerra uomini contro donne, perbenisti contro progressisti. L'altro invece ne nessuno ha fiatato. Diciamo che da una parte viene da dire, ma sarà mica che hanno trovato interessante l'articolo sui sex toy per il bene? Ovviamente l'altra parte è, sarà mica che abbiamo ancora un problema con la sessualità femminile, che c'è bisogno sempre di creare la notizia sensazionalistica sulla sessualità femminile, perché la sessualità, cioè una donna che vive la sessualità fa notizia ancora oggi, e quindi questo è profondamente problematico. Sì, ovviamente è profondamente problematico, abbiamo bisogno di educazione sessuale. So quante volte abbiamo già detto. Comunque, per la rubrica atrocità che fanno sanguinare gli occhi lette in articoli che contribuiscono a rendere la società un posto peggiore, non avevo voglia questa settimana di fare l'atrocità perché ce ne sono già state abbastanza e sono circolate troppo. Siamo pieni di atrocità, purtroppo, siamo ancora piantati in una cultura schifida, a parte, vabbè,
un sorrisino proprio buttato sull'articolo di Provita e Famiglia che è chiamato Pantene, lo shampoo transgender. Cosa che titolato? Pantene, lo shampoo transgender, per la pubblicità appunto che mostra le famiglie arcobaleno, tipo. Vabbè, c'è cioè, scritto che Pantene promuove il transgenderismo to cure. Si impegnano proprio, si impegnano quelli di Provita e Famiglia. Comunque, masturbatevi! Perché non farlo anche questa settimana? C'è proprio bisogno che ve lo dica io. Quindi, youtuber, masturbatevi. Mettete un pollice in su. Inserite un commento. Scrivete, inserite, vabbè. Inserite un commento. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. E poi siete liberi di andare a godervi la vostra domenica in pace. Buonanotte.